Non me l'aspettavo, non me l'aspettavo proprio. Non era in previsione questo video, non c'era volontà di ritrovarsi a parlare ancora una volta in questo lunedì sera, però sono uscite alcune indiscrezioni che vanno commentate insieme. Di indiscrezioni si tratta, non abbiamo ancora certezza, non sono notizie, vedremo se ci saranno conferme, però quello che si mormora, la voce, da quanto ho capito, derivante da Sky Sport, è la seguente. Alessandro andrà a rinnovare il suo contratto con la Juventus in scadenza a giugno 2023. Verrà prolungato il contratto per un'ulteriore stagione e Alessandro vestirà per un altro anno la casacca della Juventus. Allora, parole che non mi aspettavo di dover pronunciare, non mi aspettavo di dover pronunciare nemmeno oggi. Prima facciamo una sorta di riassunto, di resoconto e poi vi dico un po' quella che secondo me è la lettura da dare alla situazione, quella che è secondo me la lettura corretta, ovviamente, la mia umilissima opinione. Alessandro, come possiamo vedere da questa tabella, ha disputato 299 partite con la maglia della Juventus. È arrivato ad agosto del 2015 e quindi ha giocato 2015-2016, 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23. 8 stagioni con la maglia della Juventus e quindi andrà a giocare una nona stagione con la maglia della Juventus. Giocatore che arriva dal Porto, giocatore che arriva per una cifra importante, superiore ai 20 milioni, quasi 26 mi pare. Giocatore anche abbastanza sconosciuto in realtà all'epoca, o comunque giocatore di cui si parlava bene ma che nel mercato italiano non pensavamo di vedere così in fretta. Danilo e Alessandro erano già i terzini del Porto, in questo momento sono i due terzini che andranno a rinnovare probabilmente il contratto con la Juventus, anche se oggi di terzini hanno poco e niente. Alessandro ha un impatto super positivo nella prima stagione con la Juventus, deve dividersi la fascia insieme a Patrice Evra e poi l'addio di Evra lo porta ad essere un titolare vero e proprio della Juventus. Gioca una finale di Champions da titolare con la Juventus e poi arriva il momento in cui il nome diventa importante, il ragazzo sta facendo delle ottime stagioni, la grande chiamata del Chelsea, Juventus che gli rinnova il contratto ad una cifra molto alta, si dice addirittura superiore ai 7 milioni di euro, fino al 2023. E arriviamo ai giorni d'oggi. Dicevamo 299 presenze per Alessandro. Stiamo parlando di un giocatore che una trentina abbondante di partite all'anno te le va a fare. Stiamo parlando di un giocatore che nella partita di domani, nel derby di domani contro il Torino, andrà a collezionare la sua 300esima partita con la maglia della Juventus. Traguardo raggiunto davvero da pochi. Fun fact, domani con la partita numero 300 scatta di diritto la volontà della Juventus di inserire Alessandro, la maglia di Alessandro, all'interno del J-Museum, perché tutti i giocatori con più di 300 partite con la maglia della Juventus hanno la maglia esposta all'interno del museo. Alessandro domani andrà a superare questo traguardo, andrà a festeggiare questo traguardo e potrà festeggiarlo probabilmente nel migliore dei modi, se questa voce dovrà essere confermata, perché avrà la possibilità di fare un altro anno alla Juventus. In questa stagione Alessandro ha collezionato 27 presenze, andiamo a vedere un attimino nel dettaglio, in realtà 27 presenze che sono 1843 minuti. Alessandro è 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, è il settimo giocatore più utilizzato da Massimiliano Allegri in stagione in tutte le competizioni. Più di Vlahovic, poco meno di Szczęsny. Questo è l'indice che abbiamo di Alessandro all'interno della classifica. 27 presenze, il che significa meno 13. Meno 13 da una clausola. Ora cambiamo un attimino schermata, perché questa clausola che cosa dice? Se Alessandro arriverà a collezionare 40 presenze in stagione, questo sembra essere il traguardo, il suo contratto verrà rinnovato automaticamente. Ora, dato che manca ancora praticamente tutta la parte relativa al girone di ritorno della Juventus, e stiamo parlando quindi di almeno una quindicina di partite, più la Coppa Italia, più l'Europa League, 13 partite sono anche poche. Quindi questa clausola nel contratto di Alessandro potrebbe scattare da un momento all'altro. Perché ovviamente Alessandro in questo momento è un titolare della Juventus. Io sono il primo non fan di Alessandro, almeno di questo Alessandro. Sono stato un grande fan del primo Alessandro. Credo che sia un giocatore che ha completato, esaurito il suo tempo alla Juventus. Sono
dell'idea che non sia corretto rinnovare il contratto Alessandro, però purtroppo questa clausola secondo me va a complicare molto i piani della Juve, per un motivo. Ricordate Cuadrado l'anno scorso? La Juventus non va a trattare con il colombiano, arriva alla fine della stagione e poi va a mediare e gli dice sì, è scattata la clausola, sì, ti aspetta un altro anno di contratto a queste cifre, però se vuoi lo spalmiamo, invece che un anno diventano due. Cuadrado rifiuta, dà la sua, ovviamente un contratto stipulato, una clausola nel contratto che prevede quindi un anno di contratto alle sue condizioni economiche, suo diritto, rinnova il contratto e ci ritroviamo con un Cuadrado che va a percepire uno stipendio probabilmente elevato per quello che è il suo status attuale. Juventus quest'anno ragiona nel modo opposto, e cioè arriva alla fine della stagione e non vado a dire ad Alessandro hai fatto 40 presenze, ma se vuoi invece che un anno di contratto a queste cifre lo andiamo a spalmare in due. Lo fa prima, tratta prima, convince Alessandro prima di arrivare, perché ovviamente un infortunio o una scelta tecnica potrebbe poi far ricadere Alessandro nei giocatori che non vanno a giocare tutte le partite, quindi quelle 40 presenze per far scattare il contratto potrebbero poi non arrivare, e Juventus va a rimodulare, tra virgolette, il contratto di Alessandro secondo i propri criteri, quindi probabilmente, molto probabilmente, al ribasso. Io sono dell'idea che ad ogni modo non avrebbe senso rinnovare il contratto di Alessandro. Arriverei al punto di non far scattare questa clausola, anche se purtroppo capisco che effettivamente giunti a questo punto ci sia poco da fare, perché 27 presenze sono già state collezionate, e poi il rischio è rinnovare Alessandro, anche se non si vuole, ad una cifra più alta. Sarebbe molto più facile semplicemente dire ok, ora sta in panchina, ma credo che le alternative ad Alessandro in questo momento non convincano. Bonucci non è più il giocatore che conoscevamo, Rugani è sempre stata una riserva e non può essere un titolare della Juventus, Gatti non ha avuto un impatto come quello che mi aspettavo in crescita, in crescendo, è stato provato poco, questo è vero, però Danilo sul centro-destra dà sicuramente più garanzie, si potrebbe spostare Danilo sul centro-sinistro e far giocare Gatti, questa è un'opzione, proprio perché, ripeto, come contratto di Alessandro non andrebbe rinnovato, giocatore che ha già dato tutto quello che poteva dare alla Juventus, ha fatto un'ottima carriera alla Juventus nel complesso, gli ultimi anni sono stati incalando, quest'anno ha ritrovato in realtà secondo me una buona solidità a livello di prestazione e sta facendo una buonissima annata, ma la Juventus è arrivata a questo punto per un classe 91 che comunque percepisce un ingaggio importante e che ha già dato tanto alla recente storia della Juventus, sarebbe necessario semplicemente fare un passo in avanti. Quindi probabilmente questo rinnovo, almeno questa è la mia opinione, la mia lettura, non è un rinnovo su base sportiva, non è un rinnovo che la Juventus fa volontariamente, felice di andare a trattenere un giocatore come Alessandro, è semplicemente un rinnovo preventivo che va ad impedire una situazione scomoda, come quella che si è presentata l'anno scorso, con il rinnovo di Cuadrado, che è andato a cifre più alte rispetto a quelle che voleva la Juventus. Anche perché in questo momento Juventus cosa tratta? Come tratta? Cosa fa nei confronti dei calciatori in scadenza? È stato rinnovato Danilo per necessità, per voglia, per volontà. Quello è un rinnovo di volontà. È stato fatto anche in anticipo rispetto alla scadenza. Danilo scadeva l'anno prossimo. Non scadeva quest'anno, l'anno prossimo. È stato rinnovato perché è stato identificato come simbolo, giocatore chiave anche per il futuro. Alessandro non può essere questo. Sono coetanei, lui e Danilo, ma sono due storie diverse. Sono due giocatori diversi. Sono due situazioni diverse. Alessandro verrà rinnovato? A questo punto probabilmente sì. Proprio perché secondo me dentro la Juventus hanno questa paura di dover dare uno stipendio più alto rispetto a quello che si potrebbe trattare oggi con Alessandro. Alessandro potrebbe essere contento di continuare la Juventus? Io credo di sì, perché non vedo oggi mercato importante per Alessandro, né dal punto di vista sportivo, quindi squadre di livello, né dal punto di vista economico. Non credo che ci sia la fila per offrire un contratto milionario ad Alessandro. Quindi Alessandro sarebbe felice, molto probabilmente, di andare a ritrattare a ribasso il suo contratto con la Juventus e poi pensarci l'anno prossimo, magari anche con squadre non top club europee, anzi, probabilmente squadre di campionati minori che però danno un grosso ingaggio perché è il giocatore, e quindi mi prendo un altro anno e poi ci pensiamo e poi valutiamo il futuro.
lato allenatore, è ovvio che uno come Alessandro ti fa pensare, un rinnovo di Alessandro ti fa pensare alla permanenza di Massimiliano Allegri, che è stato un suo pupillo, è stato un giocatore che ha svezzato Allegri, che ha sempre visto, praticamente sempre, a parte quel primo anno in cui si faceva il ballottaggio con Evra, come titolare, e che quest'anno ha ridimensionato in un ruolo differente, quello di centrale della difesa a 3, a sinistra il mancino. La permanenza di Alessandro però, nel caso, non deve limitare la Juventus da quel punto di vista. Traduco: se rimane Alessandro e se mi fai il rinnovo perché sei con le mani legate per via di accordi precedenti che avevano inserito questa clausola che ti impedisce di rischiare in questo momento perché hai bisogno di ridurre quel monte ingaggi, per quanto io non sia d'accordo con la permanenza del calciatore, lo fai perché sei impossibilitato a fare altro, ma tu un centrale difensivo mancino lo vai a prendere comunque sul mercato. Non ti fermi al fatto che c'è un altro anno di Alessandro e quindi no, il sostituto Alessandro deve già arrivare, perché Alessandro non lo rinnovi secondo questa lettura dal punto di vista sportivo. Alessandro lo rinnovi dal punto di vista economico, di bilancio, perché sennò è peggio, è il male minore rinnovare Alessandro, fare una trattativa sul rinnovo di Alessandro oggi. Discorso diverso rispetto a quello di De Sciglio l'anno scorso, che è stata una volontà nel rinnovare il calciatore. Quindi sicuramente per quella che è la mia lettura, Juventus non ha volontà di rinnovare Alessandro, lo fa perché gli accordi presi in precedenza ti obbligano a fare questa cosa. Magari invece Alessandro rinnoverà alla stessa cifra o una cifra di poco inferiore, quindi questo ragionamento andrà completamente a farsi benedire. Mi auguro che Juventus sia davvero con le mani legate e che quindi scelga questa strada per un discorso di male minore, perché se invece è una scelta ponderata di volontà di rimanere ancora una volta con un giocatore del genere, beh, sinceramente non riuscirei a comprenderla, anche di fronte a una stagione nella quale Alessandro sta facendo sicuramente bene. Tutto qui.